test molecolari sono il gold standard, la procedura di riferimento internazionale proprio per l'altissima sensibilità e specificità. Il test molecolare consente di andare a determinare la presenza del genoma del virus all'interno dei campioni biologici. Il genoma del SARS-CoV-2 è un genoma ad singolo filamento di RNA, per cui attraverso l'enzima trascrittasi inversa viene convertito in una molecola di DNA a doppio filamento, il quale è sottoposto quindi a cicli successivi di amplificazione attraverso quella che è nota come reazione polimerasica a catena, che viene effettuata in apposite strumentazioni. Che cosa succede quando noi andiamo a effettuare questa reazione polimerasica? Che anche a partire da una molecola di RNA del virus, quindi quantità estremamente basse, lo amplifichiamo, ne aumentiamo le quantità in modo da poterle determinare in maniera molto chiara. I test molecolari sono efficaci anche nelle fasi primissime dell'infezione. I test antigenici, come i test molecolari, sono dei test di determinazione diretta, quindi si va a determinare direttamente la presenza del virus nei campioni biologici, solo che a differenza di quelli molecolari noi non andiamo a determinare la presenza del genoma del virus, bensì di proteine che sono presenti sulla sua superficie, che vengono chiamati appunto antigeni, da qui il nome del test antigenico. I test antigenici mostrano la stessa sensibilità e specificità dei test molecolari, solo però nelle fasi immediatamente successive a quelle dell'infezione. Quindi non vengono utilizzati per la diagnosi da Covid, ma sono utilizzati per lo più con alta efficienza nelle indagini di screening. I test sierologici, a differenza di quelli molecolari e antigenici, non sono test diretti, ovvero non vanno a determinare direttamente la presenza del virus nei campioni biologici, ma indirettamente andando a determinare gli anticorpi, la quantità di anticorpi che agli antigeni si vanno a legare. È un test la cui sensibilità e specificità è molto bassa, non possono essere assolutamente utilizzati per diagnosi né per dimostrare che c'è un'infezione in atto. Il test sierologico ci dice solo che il soggetto è entrato in contatto con il virus, ma nient'altro.